Uè, bella a tutti ragazzi e bentornati ad un nostro nuovo unboxing. Io sono Xuder e io sono la Pami. Allora, perché siamo qua oggi, amore mio? Siamo qui per fare uno spacchettamento. Porca vacca, raga, sono arrivate due cose e li fa vedere fuori dalla cam. Ma mettili davanti alla mia faccia, mettili davanti qua. Se no, così davanti alla mia faccia non si capisce. Sono arrivati due pacchetti da France. Da France. Sur la mur, che le penso la fan, sur la mur, le te mangi la baguette, sur la mur. Come sempre ragazzi, questi sono... Sei quasi. Questi sono i video unboxing dedicati agli appassionati di retro game che vi ricordo ragazzi troverete in live ogni domenica su Twitch dalle 8 alle 13. Sì, però entro l'epi. Vediamo se ce la fa ragazzi, perché sono proprio curioso. L'altro so che cos'è. Questo non ne ho idea, quindi potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere anche roba sua, non credo, perché dalla Francia prendo tutto io. La domanda intanto che vi faccio è: vi è piaciuto l'unboxing precedente? Quello che abbiamo fatto dove c'era dentro l'attaccapanni? Porca miseria, che lentezza però. Posso tenere piano? Spacca tutto. Che cos'è? È un gioco Bubble Bubble. Fai vedere il Bubble Bubble. Non tenere tutto per te. Fai vedere quello che... Qua devi lavorare. Qua. Ho visto. Orco. Rista. Signori, questo è un gran gioco. Ristar. Per Mega Drive, non so se lo avete mai visto, se vi dice qualcosa, alcune sessioni del giocone, parliamo di roba davvero molto interessante, leggiamo che cosa ci dice dietro. Allora, il crudele re di Despire tiene la costellazione di Valje sotto un regno di terrore, seminando miseria ed oscurità. Ma dal profondo dello spazio ecco apparire Ristar, una stella cometa destinata a fare grandi cose. Solo i suoi grandi poteri e i suoi corona elastica, e la sua corona elastica sarà, potranno far tornare la felicità in tutti e sette i livelli. Parliamo di un titolo davvero davvero molto interessante da avere in collezione. Sono contentissimo di averlo ricevuto perché ne vale la pena. Questo lo proveremo non domenica prossima ma fra due domeniche, e ovviamente ragazzi, un titolo così importante, ci aggiriamo, siamo sul centello qua ragazzi, rivenduto più o meno, merita di essere protetto in un modo decente. E quindi l'Oxidir ha comprato una roba dalla Francia fatta su misura. Sbam! Aprine una e vediamo che cos'è. Signori, queste sono le... Proteggi. Le proteggi cosa? Sono le protezioni per le cartucce. Molto molto bello. Di vintage hanno ben poco. Ma io vi invito, se lei riesce a non distruggerle, se tu gli metti dentro il Ristar, riusciamo a farla funzionare. Fai vedere quello che fai, fallo vedere. Guardate. Guarda che lo fa vedere, va che meraviglia. Lo sto infilando. Non lo infila, per favore, io non. Guarda che meraviglia, tac. Poi ci chiude sopra, si chiude sotto, io ci metto l'elastichino e questo rimane protetto dalla polvere per almeno altri 30 anni. Abbiamo cambiato i vestiti? Ma veramente? E com'è questa roba, ragazzi? Magia! No, in realtà è perché, ragazzi, ho voluto allacciare questo altro unboxing all'unboxing. Che è uno solo. Ne è arrivato un altro. E abbiamo detto, è inutile fare un video per uno, allacciamo. Allacciamo tutto, no? Io ho allacciato le cinture, ho allacciato tutto anche io. Allora andiamo avanti, ragazzi, e vediamo il secondo unboxing che arriva da dove? Dalla Germany, che io non penso si pronunci così. Sì, però apri entro le... Sempre in questa zona devi aprire, te lo dico sempre. Mi arriva in faccia. Non ricordo che cosa sia. Ci auguriamo sia qualcosa di veramente... Ho paura, non ce la fa. Ce la fa. Tengo? No, capito, lo tengo, magari io tengo, lei apre, nel senso... Intanto vi ricordo sempre, ve lo ricordo, appassionati dei videogiochi vintage, tutte le domeniche trovate su Twitch la live... Aia, what is this? Orca, l'ha messo nello Scotex. Non
L'ha messo nello Scott. Non ho assolutamente idea di che cosa si tratti. Cos'è? Jim. Allora, ragazzi. No, vabbè, voi non avete capito. Allora, questo è Heartworm Jim. Il primo. Io ho già il secondo. Ragazzi, questo è uno dei videogiochi più divertenti e ignoranti di sempre. Per sempre non lo so, però lo proveremo, lo guardiamo un attimo all'interno. Va, che meraviglia. Tac. Ho deciso anche lì c'è una pieghetta. C'è la pieghettina. Ecco, quanti anni ha? Questo è del 1900. Boh, non è scritto. 94. Leggiamo. Allora dice: Jim, un semplice lombrico intrappolato in uno strano vestito. Per proteggere questo vestito dotato di superpoteri dalle bande diaboliche dei suoi feroci nemici, dovrai utilizzare tutte le armi e i poteri a tua disposizione. Combatti contro Chuck, Fifi, Evil il gatto, Major Mucus e molti altri nemici utilizzando la frusta, la bomba al plasma e il criceto. In 9 livelli d'azione ambientati. Questi sono i livelli dietro. Credo, anzi vi confermo, che lo giocheremo domenica prossima, ragazzi. Quindi direi che anche per questo unboxing è andata. Noi vi ringraziamo per aver guardato questo video. Grazie, ragazzi. Mi raccomando, ragazzi, un bel pollicione in su. Fateli salire questi video. E le domeniche vintage vi aspetto. Ciao. Alla prossima. Ciao.